Il caseificio Valtidone di Borgonovo è finito nel mirino di una banda di ladri che lo scorso weekend, durante due notti consecutive, ha cercato, in un caso riuscendovi, di introdursi nel magazzino dove sono custodite le forme di grana padano. La prima notte i ladri hanno portato via 9 forme di formaggio stagionato 30 mesi, del valore complessivo di circa 3.000 euro, mentre la notte successiva il colpo è andato a vuoto. Prima di portare via le 9 forme di grana padano, i ladri hanno tentato di aprirsi una breccia nel muro. Non riuscendovi, si sono introdotti da una porta secondaria e poi dal retro hanno trasportato fuori le forme di formaggio. Sono riusciti a portare via 9 forme. Inizialmente ne avevamo contate solo 7. Poi ieri mattina il casaro si è accorto che da un'altra scalera del magazzino mancavano altre 2 forme, quindi in totale 9. E poi c'è stato un tentativo di furto. Nella notte hanno tentato di evadere il sistema di allarme, fortunatamente non ci sono riusciti e quindi non sono riusciti ad entrare. E purtroppo ogni tanto abbiamo queste brutte visite. Il danno delle 9 forme si aggira all'intorno circa 2-3 mila euro, ecco, poco più, e i danni materiali poi sono ancora da quantificare. Non è la prima volta che il caseificio Valtidone, a cui 7 soci ogni anno conferiscono 140.000 quintali di latte, finisce nel mirino dei ladri. L'ultimo episodio risale al 2015. Allora i malviventi riuscirono a sottrarre ben 200 forme di grana padano per un danno di decine di migliaia di euro.